come ieri per dire che Ro è antifascista, antirazzista, antisessista. Giornata a Ro interamente dedicata all'antifascismo. Poco distante da qui, in una piazza qualche mese fa, prima delle elezioni, c'era un banchetto di Casa Pound, una formazione che si ispira a Ezra Pound, un intellettuale che ha abbracciato il fascismo. È una risposta questa a quella giornata? È la prima volta che si fa un'iniziativa di questo tipo raccogliendo così tante realtà. E forse proprio l'opposizione a quel banchetto, essere riuscita a coinvolgere tante realtà in occasione di quel banchetto, è ciò che ha dato il là a questa iniziativa. La settimana del 25 aprile è per eccellenza la settimana in cui le italiane e gli italiani, lavoratrici e lavoratori che tengono ai valori profondi della nostra comunità, si riprendono le strade e attraverso questa riconquista riaffermano i valori su cui si fonda questo paese, un paese solidale, un paese che sa trasformare se stesso e che non tollera i fascisti, né quelli scoperti ma smascherati di Casa Pound, né quelli che tentano di dissimulare se stessi come la Lega di Salvini. Nelle nostre intenzioni è quello anche di proseguire negli anni e farlo diventare un appuntamento fisso su tutto il territorio di Ro. Non ne parlano tutti, ma in realtà noi abbiamo i fascisti ormai all'interno del Parlamento e non si può dire che Fratelli d'Italia e la Lega siano movimenti in cui il fascismo non sia radicato nel loro DNA. Oh partigiano, partigiano, portami via, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Dietro di noi una mostra molto interessante con alcune copertine della rivista della razza su cui scriveva Giorgio Almirante. In realtà la rivista è la difesa della razza. Mussolini in persona si spese perché questa rivista venisse alla luce e una cosa curiosa, questa rivista ebbe una bellissima sede in un palazzo storico a Roma. Oggi questo stesso palazzo è sede del quotidiano Il Tempo, un quotidiano che l'anno scorso, attraverso un sondaggio tra i suoi lettori, definì uomo dell'anno Benito Mussolini. Per cui, secondo noi, sembrava utile riportarlo oggi, dove fenomeni di razzismo e xenofobia sono all'ordine del giorno. Spesso si dice in Italia che non c'è memoria storica, è altrettanto vero che in Italia non si è mai fatto un processo al fascismo, cosa che è stata fatta in Germania, ben due processi, e anche in Francia. Non abbiamo mai fatto i conti con la storia, possiamo dirlo. Il fascismo fin dal dopoguerra si è praticamente immediatamente riorganizzato, perché fondamentalmente il movimento sociale italiano era la ricostituzione del partito fascista, lo hanno costituito tre persone che uscivano dalla Repubblica di Salò e che avevano assolutamente intrecci politici con il fascismo degli anni 20. È stato lì il momento in cui si è ricostituito il partito fascista e immediatamente dopo sono iniziate le provocazioni, le aggressioni. Qui c'è un problema che abbiamo in questo paese, che purtroppo non c'è memoria storica di quello che è stato il fascismo ed è colpa anche di noi anziani che non abbiamo saputo trasmettere ai giovani che la libertà che si conquista si difende tutti i giorni. Che cos'è oggi il fascismo? Come lo si può riconoscere? In cosa si esprime? Oggi il fascismo si esprime soprattutto per quanto riguarda l'attacco dei diritti, credo. È uno dei temi che sicuramente tutte le destre, non solo in Italia, tutti i fascismi, i populismi, i nazionalismi in Italia e in Europa hanno come leva la questione dei migranti. Il migrante che viene percepito come capro espiatorio, comunque vuole essere passato come capro espiatorio per attaccare tutta una serie di diritti che noi pensavamo all'epoca conquistati, ma che oggi proprio vengono attaccati. Il fascismo è il volto feroce del capitalismo e in questo momento di crisi profonda, strutturale del capitalismo è più importante che mai tenere la guardia alta. È esattamente in questo momento che quella ferocia si manifesta.
Per questo motivo l'antifascismo è sempre minacciato e vuol dire mobilitazione costante, perché vuol dire salvaguardare la capacità della nostra società di cambiare, e questo è in netta alternativa e assolutamente incompatibile con la conservazione di un ordine sociale, il capitalismo, che è fondato sull'ingiustizia, sulla sopraffazione, e che quindi non può che manifestarsi con l'ingiustizia e con la sopraffazione. La vogliamo tutti quanti. Come? Come? Sì, ma senza troppi sbattimenti. Senza troppi, senza troppi sbattimenti. Siamo da lì, siamo senza troppi, senza troppi sbattimenti. Orazio Tenaglio. Senza troppi sbattimenti. Quindi ragazzi, sulle maniche. Mi tocca lavorare, ma tanto ragazzi, buon lavoro. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a Giorgia, Paolo, Paola, Germano Lanzoni. Grazie amico mio. Grazie ai partigiani di ieri, di oggi e di domani.